quando ci sei? Ci sono. Ecco, vedi che passa, che c'è la numerazione? Sì. Eh? Sì, c'è, vedo. Il pallino rosso? Sì. Quindi prosegue, registra. Prosegue, vai avanti, vai. E allora, sì, cari amici vicini lontani, colgo l'occasione di questo incontro con l'amico Pucciarelli, il quale mi sta proponendo la nascita di una rivista che tratta o che tratti degli argomenti che noi solitamente trattiamo nelle nostre interviste. Io gli ho detto subito di sì, perché potrebbe essere un'opportunità notevole. Lo diciamo anche per i nostri amici, perché voi sapete perfettamente qual è il nostro indirizzo di email, e quindi chi è interessato, che ha voglia di scrivere degli articoli un po' fuori dalle righe, chi è interessato a collaborare a una rivista che sicuramente ha la stessa impostazione delle nostre riviste e dei libri di Giampaolo Pucciarelli, quindi sapete perfettamente qual è il tema che noi vogliamo trattare. C'è anche ovviamente la tematica relativa alle normative europee che vengono sistematicamente disattese in Italia, quelle giuste, quelle a favore del popolo e dei popoli, mentre quelle che sono emanate esclusivamente su suggerimenti, su pressioni degli interessi finanziari, ovviamente quelle vengono subito fatte diventare norma di legge, o se non sono norma di legge, perché magari si vergognano, a quel punto però le fanno applicare sulla pelle dei popoli. Detto questo, abbiamo qui due numeri della rivista che noi spesso citiamo, l'Italia Settimanale, per far vedere anche qui come una rivista in cui hanno collaborato intellettuali di altissimo livello diceva 20 anni fa esattamente quello che sta succedendo oggi. Quindi questi signori che comandano non possono dire non lo sapevamo, non lo prevedevamo, noi credevamo un'altra cosa, ci avevano detto un'altra cosa. Non è vero, voi sapevate tutto quello che voi avete fatto, l'avete fatto contro il popolo italiano. Questo è un numero molto bello dove si vedono alcune facce di merda che sono qui, ovviamente questo ovviamente è un fotomontaggio. Vedo una vecchia fotografia notissima dove si vedono alcuni villici della Sardegna che ballano tra di loro, le donne sono rigorosamente escluse da queste tradizioni popolari, e al posto di alcuni di questi villici vediamo facce di merda che tutti conoscono, e di lato c'è anche un altro figlio di puttana che si può vedere molto bene, è uno di quelli che ha continuato a tenere il gioco. Peccato che il cretino, perché il cretino chissà cosa riteneva di poter concludere, si è visto poi scappare di mano alla sua linea ereditaria diretta completamente tutto il controllo della Fiat, così impara a trescare quei poteri forti. Leggevo uno degli ultimi invii che mi ha fatto il nostro amico Napolibera, l'elenco di tutti quelli che portavano il cognome di Agnelli che in un modo o nell'altro sono morti. Si tratta veramente della maggior parte dei personaggi della famiglia, che noi conosciamo due. Conosciamo i due giovani che sono morti, uno del ramo di Umberto Agnelli, il quale è morto per un tumoraccio e poi è morto negli Stati Uniti, giovanissimo, e l'altro invece è caduto dal ponte. Non è il ponte sul fiume Quay comunque, ma qualcosa di similare. Dopodiché ci piace far vedere che cosa si scriveva in questa rivista. Questo è il numero, dice, e ora comincia il terzo dopoguerra. Siamo al 20 di gennaio del 1993.
un decreto gonfio di arsenico, uomini e caporale. Il caporale lo vediamo perfettamente chi è, uno di quelli che hanno fatto il più male possibile al popolo italiano. Infatti si parla di caporale, cioè si parla di caporalato. Allora, questo mascalzone, e nessuno all'epoca ha detto niente, aveva approntato nel 93 una legge di cui oggi stiamo ancora a subire le conseguenze, anche se gli esperti della questione, tra cui i sindacati, fanno ancora finta di discutere su questioni che sono già state ampiamente risolte. Queste cose però noi lo dobbiamo dire, perché la gente sta ancora a pensare all'articolo 18 di cui discutono allora, quando nel 93 era già stato di fatto abolito. Allora, l'articolo è di Antonio Monti, che nulla a che vedere con Mario Monti, per sua fortuna. Uomini e caporale, se in Italia c'è ancora qualcuno che aspetta il partito trasversale, si cheti e si consoli, è già stato firmato e sta già al governo. Siamo nel 93, è un partito grosso come non se ne erano mai visti. Può contare sulla maggioranza di 4/5 del Parlamento. Che strano. Oggi c'è i 5/5 del Parlamento che sono tutti a Beppe Coronati. Anziché quello degli aderenti, conviene fare l'elenco di contrari, fermo restando che di costoro buona parte lamenta soltanto collocazioni gerarchiche insoddisfacenti. Quindi i contrari sono quelli che non hanno avuto a pagamento totale le loro persone nel 93. Non si sa bene se l'hanno chiamato PUM, Partito Unitario del Mercato, e più diplomaticamente Partito dell'Azienda Italia. È certo invece che sugli ideali, o meglio sull'ideologia, non c'è discussione, e che sono ben delineati sia gli obiettivi finalistici che l'azione contingente. Per esemplificare, basta dire che c'è l'intesa convinta e unanime di togliere di mezzo le residuali norme di legge ispirate alla tutela del lavoro dipendente. Siamo nel 93. Era sorto qualche contrasto sul concetto di libera concorrenza, colpa di Maastricht, ma anche qui l'italica proverbiale capacità di adattamento è venuta fuori alla grande. Le imprese meritevoli non saranno mai più assistite, ci mancherebbe altro, però il verso di incoraggiarle si troverà senz'altro, possono stare tranquille. Per darne dimostrazione concreta e per confermare così che l'Italia risorgerà, è intervenuto il decreto legge governativo sul lavoro. Siamo nel 93. Tanto tuonò, eccetera, eccetera. E infatti sulla torta impastata il 31 luglio e via farcita nei mesi successivi è piovuto fiele a profusione. Sono stati spazzati via la validità erga omnes dei contratti collettivi, l'obbligo di assumere i disoccupati secondo l'ordine delle liste numeriche nel 93 del collocamento pubblico e sostanzialmente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel 93. Stando alla Costituzione repubblicana si tratta di pesanti violazioni di diritti umani fondamentali. Ma evidentemente il custode, Oscar Luigi Scalfaro, ci vede un provvidenziale levati Lazzaro, rivolto all'Italia una soave liberazione dalle eredità sociali del fascismo, e quindi dirà un'altra volta grazie all'amato. L'amato è questa faccia di cretino che sta qui, di delinquente che sta qui. Dunque, all'insegna della flessibilità, le aziende potranno assumere giovani sotto anche sopra i 29 anni, con il salario d'ingresso, cioè con retribuzioni ridotte, per i primi 2 anni rispettivamente del 20, del 30 e del 20%. La retribuzione fissata dai contratti collettivi sarà dovuta invece solo dal terzo anno, salvo licenziamenti alla fine del biennio con assunzione di altro lavoratore al 70%.
Inoltre si potranno assumere giovani a contratto di inserimento, cioè con sgravi sugli oneri previdenziali, alla faccia dell'INPS e dell'INAIL. Siamo nel 93, che vanno sino al 75% del normale. Poi si lamentano che l'INPS non ha i soldi per pagare le pensioni. Ma sulla torta si voleva la ciliegia e infatti ce n'è stata messa una gonfia di arsenico. Il noleggio di manodopera previa licenza di caporalato, vale a dire che ci saranno agenzie private di collocamento, padronali e o sindacali, per appaltare lavoratori alle aziende che ne faranno richiesta. E questo tanto per rimanere qui su questo argomento. A me interessa sottolineare qui un'altra cosa, perché questa cosa del caporalato mi ricorda molto il fatto che per tutto il Medioevo e per il Rinascimento gli usurai ebrei esercitavano l'usura in conto e per conto della Chiesa. Infatti, se questi usurai non avessero avuto il patentino venuto elargito con grande dovizia di mezzi, ma con inesausta retribuzione dal papato, dai vescovi, dai cardinali, gli ebrei non avrebbero potuto esercitare la loro nobile professione. Allora, questa cosa è talmente importante che appunto mi ricorda l'idea del caporalato. Tu puoi fare caporale a patto che sei dei loro. Se non sei dei loro, il caporale non lo fai. Magari se fai il sergente, come diceva il buon Totò, siamo uomini o caporali? Ecco, questa è la prima cosa che voglio dire, ma ce n'è un'altra. Questa è molto interessante, che finalmente qui l'ho trovato, perché io mi ricordavo che c'era questa questione dei falsi, delle fotografie. Questo è un articolo importantissimo del grande storico e giornalista Franco Bandini, che dice che tutto quello che raccontano sul cosiddetto 25 aprile è completamente falso e le fotografie sono state fatte molto dopo per dimostrare che il 25 aprile c'è stata una qualche rivolta a Milano. Ma questo ci basta così, non è la cosa che ci interessa di più di far vedere da questa importante rivista, perché abbiamo una cosa veramente importantissima e voglio leggerla tutta per intero. Guardate un po' chi è che scrive questo articolo. Ok? Il professor Auriti, che si rivolge niente dopo di meno che a sua santità. E che cosa dice alla santità? I santuomini, capisci? I santuomini sono sempre eccezionalmente attenti a quello che nell'interesse popolare qualcuno gli dice. Cosa dice appunto quello che noi conosciamo molto bene, il grande professor Giacinto Auriti? Santità, promuovo una crociata antiusura. Ti immagini, lo va a dire. Lo va a dire, comunque lui lo dice. Lo va a dire proprio all'uomo idoneo, capito? Santità reverendissima, il maggior pericolo che incombe oggi sull'umanità è la grande usura, perché costituisce un attentato non solamente alla continuità vitale dei popoli, ma alla stessa dignità della persona umana. La grande usura è il potere immenso che realizza nelle mani di pochi l'arbitrio assoluto di distruggere e privilegiare i popoli del mondo a proprio insindacabile giudizio e di scrivere pagine esecrabili di storia. Questi signori del debito sono diventati in modo illecito e surrettizio creditori di tutti i popoli del mondo e debitori di nessuno. Posto che crea il valore della moneta non chi la emette, banca, ma chi l'accetta, la collettività, la moneta dovrebbe essere accreditata alle collettività nazionali all'atto dell'emissione, mentre ad esse viene addebitata. Poiché prestare denaro è prerogativa del proprietario,
Le banche centrali espropriano e indebitano contestualmente i popoli del loro denaro, realizzando una truffa di dimensioni talmente gigantesche da sfuggire al controllo delle autorità legislative e giudiziarie. Questo Auriti noi lo sappiamo perfettamente, io ho collaborato con Auriti fin dal 1975, questo Auriti scriveva nel 1993 in una rivista di larga circolazione in Italia, espressamente rivolgendosi al Papa. Sicuramente qualcuno l'ha letto anche nell'ambito ecclesiastico, e come dicevo, e parlare al Papa è come parlare al re degli usurai, quindi caso lo vai a dire, se non altro è una denuncia che sulla falsità di questo falso buonismo del re degli usurai, il quale ovviamente può darsi che l'abbia letto, se non l'ha letto lui, di sicuro qualcuno del suo entourage l'ha letto e se n'è guardato bene da prendere posizione, visto che avrebbero perso tutte le loro ricchezze mettendosi contro il sistema usuraio. Su tale premessa diventa impossibile pagare un debito di denaro con altro denaro, perché essendo tutto il denaro in circolazione gravato di debito verso la banca centrale, è come se si pretendesse di pagare un debito con un altro debito. Le collettività nazionali vengono così sistematicamente espropriate del loro denaro e quindi di tutti i beni reali che costituiscono l'unico mezzo per pagare debiti non dovuti, che sono poi crediti rovesciati sin dal momento dell'emissione monetaria. Di una chiarezza è illuminante questa, veramente. L'uomo diventa così ridotto al rango di oggetto di diritto, perché privato della proprietà e debitore, necessariamente insolvente e quindi in balia assoluta del suo falso creditore. La grande usura ha oggi il dominio su tutti gli stati. Le maggiori vittime sono i popoli del terzo mondo, dilaniati dai debiti prima che dalla fame. In nome di quei corpi scheletrici, di quei visi emaciati, di quegli occhi pieni di dolore, imploro vostra santità a voler condannare la grande usura, affermando l'assoluta inderogabile necessità di dichiarare come principi di diritto uniforme a nulli tutti i debiti che hanno gli stati verso le banche centrali e i conseguenti debiti che hanno i popoli verso i propri governi. B. Ogni popolo proprietario della sua moneta all'atto dell'emissione. Tutto ciò nel rispetto della legge morale prima che di quella di diritto penale che vuole i truffatori condannati come lei. Quindi, essendo il papato un'organizzazione usuraia, è il primo che va contro le leggi della moralità. Ho voluto rivolgermi a vostra santità perché sono convinto che dopo il muro di Berlino la Chiesa debba assumersi il compito storico di far crollare anche quello dell'usura per restituire all'uomo il senso umano della vita. La Chiesa non l'ha fatto, continua a non farlo e quindi se c'è qualcosa che è antiumanistico è proprio la Chiesa. Vigilate, vogliate perdonarmi, santità, se ho travalicato le normali regole della forma per rivolgermi a voi con una lettera aperta, ma l'importanza dell'argomento e l'urgenza del problema spero che mi giustifichino, con l'espressione del mio filiale ossequio e delle più viva stima e ammirazione. Devotissimo Giacinto Auriti, il quale si è definito anche poco prima di morire un cattolico. Beato lui che ci credeva. Anche se aveva le riprove, esatto, le riprove che tutti hanno fatto, fuorché sentire quello che lui implorava. E questo è un numero dell'Italia. Quest'altro, se posso intervenire un momento, come no, intervieni tu. Se posso intervenire un momento, vorrei intervieni tu. Alcune cose a proposito di queste affermazioni che tu hai fatto, che sono documentate e sono quindi comprovabili. Derivano da uno stato di asservimento a quello che noi abbiamo acquisito da un sacco di tempo a questa parte, ovvero sia dal 1907 in poi, cioè arrivando fino ai giorni nostri, di un asservimento a quello che è un potere che non è definibile, perché non posso dire che questo potere sia un potere finanziario, ma è un potere che
ha la possibilità di darci, di conferirci la possibilità della moneta. E questo potere che ci dà, questo potere che ci dà la possibilità di avere la moneta in tasca per scambiare i nostri debiti, i nostri crediti, per poter usufruire di quella che è la, lo scambio che viene fatto oggi come oggi con la moneta, perché la moneta è essenziale, la gente non ha capito che questo scambio, questa possibilità di ottenere la moneta è la peggiore tirannia che esista a questo mondo. C'è qualcuno che subito dopo il 1919, quando c'è stato il processo, quando c'è stato quello che è stato lo scambio di quello che è stato non so cosa vuoi dire, il processo del dopoguerra che poi ha portato alla pace di Parigi, c'è stata tutta una conseguenza di cose che ha naturalmente condotto ad un sistema monetario voluto dalle banche internazionali che hanno determinato la fondazione dell'Unione Sovietica attraverso il finanziamento della rivoluzione bolscevica, e poi hanno portato anche ad una sistemazione di quella che poteva essere il sistema cosiddetto dal 1919 in poi, il sistema che propendeva verso l'accettazione della come dire, della teoria socialista. La teoria socialista non è stata che un'affermazione, un consolidamento della società socialista fabiana. Che cos'è la Fabian Society? La società fabiana è quella che pretende di finanziare le masse affinché se ne siano chete, tranquille, e provvedono a stabilire fra di loro la collettivizzazione, mentre invece tutti quelli che stanno al di sopra di questa schiera di società, di questa società, devono avere il potere di condurre questa società che sta al di sotto di loro. Tutto è concertato in un sistema che ha provveduto a finanziare sia Carlo Marx nella esposizione di quello che è stato il manifesto del comunismo con le famose 10 Plank, no, Planks per dire, e cioè eliminazione della società privata, eliminazione della famiglia, eliminazione di qualsiasi credenza religiosa, per fare in maniera che questa società fosse sottomessa, l'unico che ci ha creduto, fosse sottomessa, per poterlo fare ha ridotto del 75% la popolazione cambogiana. Bravo, che fosse sottomessa ad un potere che diceva: guardate, io faccio gli interessi delle masse, però le faccio a mio favore, perché gli interessi delle masse devono essere quelli che devono accontentarsi di un livellamento di questa pretesa di conduzione di impresa privata, e devono naturalmente condurre a che cosa? Alla eliminazione della concorrenza, va bene? Questo veniva nell'Unione Sovietica, e per questo hanno finanziato Lenin, E per questo sono andate fallite una materia. No, non erano fallite, non funzionavano. Attenzione, non funzionava. È stato finanziato Lenin, ma quando poi Lenin è divenuto al potere, che cosa ha permesso? La NEP, la nuova politica economica, che ha concesso a Rockefeller di acquisire il 70-75% del petrolio del Caucaso. Ed è sempre stato di proprietà di Rockefeller, cioè della Standard Oil of New York, Standard Oil of New Jersey, eccetera, eccetera. E lì il Caucaso è sempre il nodo della geopolitica. Nonostante quella che è stata poi la funzione
e l'obiettivo della campagna di Russia promossa da Mussolini per andare a prendere il petrolio del Caucaso con l'invio dei nostri alpini, dei nostri fanti in Russia, e che poi è stata naturalmente scongiurata dall'intervento dei Rockefeller, che hanno finanziato poi l'Unione Sovietica per poter vincere la grande guerra patriottica contro i nostri alpini, i nostri fanti che erano andati in Georgia e in Ucraina e erano andati anche in Cecenia per prendere possesso del petrolio che poteva fare comodo all'Italia. A proposito della Georgia, ricordiamoci sempre che la Georgia era stata assegnata nell'immediato primo dopoguerra all'Italia. Sì. E quando il governo italiano aveva approntato un corpo a disposizione per andare in Georgia, no? E gli inglesi se ne sono opposti e l'Italia non c'è più potuto andare. Ed era una maniera, ricordiamo anche per scongiurare la guerra in Russia, oltretutto. No, ricordiamo anche quello che era stato il progetto di un accordo fra Bagrationi, che era un dissidente da quelli che erano i progetti dell'Unione Sovietica, per fare un accordo con l'Italia e appunto dare alla Georgia un protettorato italiano. Quello che era l'obiettivo della campagna di Russia, i nostri alpini in Georgia e in Cecenia sarebbero dovuti andare per prendere possesso del petrolio che era dei Rockefeller americani, attenzione, perché i Rockefeller fino al 1927 acquisirono il 99% di quello che era la proprietà di Nobel, appartenuta a Nobel, che aveva il controllo del petrolio del Caucaso. Il petrolio è la macina, la fucina, la dinamica di quello che porta l'economia alla potenza, una nazione che ha la possibilità di sfruttarlo. Quindi, siccome Rockefeller aveva perso il petrolio della Standard Oil nel 1998, e poi con il famoso Sherman Act, e poi aveva costituito tutte queste società che avrebbero dovuto fornire il petrolio all'intero mondo, e acquisì questo petrolio di quella che sarebbe diventata l'Unione Sovietica, e quindi osteggiò quella che era perché avevamo prospettiva, e non ci prospettiva da parte sfruttare nulla di del governo italiano per andare a prendere un po' di petrolio che occorreva appunto all'impero, allora era impero italiano, per poter usufruire del petrolio del Caucaso, che invece era stato così. Voglio ricordare a questo punto quella che sarebbe stata negli primi anni 60 prospettiva ipotizzata da Enrico Mattei per fare in maniera che dal Caucaso potesse ottenere un petrolio a minor costo per l'Italia, per l'Eni, naturalmente, per l'Eni, per l'Agip chiamato prima, poi Eni, per poter naturalmente rinanciare la politica economica italiana. E sappiamo Mattei che fine ha fatto. Sappiamo poi quello che è successo a Pasolini, perché aveva scoperto che cosa era accaduto a Mattei e che cosa era accaduto nei primi anni 70 a Mauro De Mauro. Va bene? Lui disse, ecco, ricordiamo, io sapevo sempre, questo, ma la storia dovrei allacciare anche il discorso al famoso sequestro Moro del 78. E poi ricordare anche quello che è stato l'omicidio della Chiesa nell'82 e l'omicidio dei due magistrati, sia Falcone che Borsellino, nel 1992. Va bene, mettici anche Gardini e Cagliari. Ma parliamo di Gardini e Cagliari, insomma, questo poi tutte cose che devono essere naturalmente dettagliate in maniera maggiore. Ma ci sono libri. Ma, allora, c'è tutto a questo punto dovrei dire che qual è la grande opposizione che si impone ad una esecuzione di quello che è una politica democratica
di quella che potrebbe democratica, tra virgolette, di quella che dovrebbe essere la nostra politica italiana, la politica europea, eccetera, eccetera. Non c'è politica democratica, perché c'è sempre un'imposizione da parte di quello che è un potere economico e monetario. L'emissione monetaria, purtroppo, è quella che crea tutte le tirannie e tutte le crisi che il popolo italiano, il popolo europeo deve subire in funzione di quella che è l'imposizione dei banchieri internazionali, i quali posseggono col sistema Fed, Federal Reserve System, posseggono anche la capacità di controllare la Banca Centrale Europea, diretta da Mario Draghi. Una recente dichiarazione da parte di una certa Janet Yellen, che è la presidente attuale della Federal Reserve, dice che abbiamo toccato un investimento di 3.000 miliardi di dollari, iniziato nel 1988 e finito quasi nel 2014, per fare in maniera di spingere le imprese americane a produrre e a cercare di rilanciare l'economia americana. Mentre questo è proprio il processo inverso: se tu immetti troppa moneta, tu non fai altro che creare ulteriori inflazioni e a schiavizzare ancora di più il popolo americano con quella che è la cosiddetta moneta debito, debt, which means slavery, il debito che significa schiavitù. Voi guardate quello che ha fatto il governo Renzi, quello che ha fatto il governo Letta, quello che ha fatto il governo Monti, non hanno fatto altro che creare ulteriore debito pubblico, ulteriore... È quello che vogliono loro signori. Ulteriore rapporto tra quello che è il deficit pubblico e il PIL, il debito pubblico e il PIL, cioè nessun parametro è cambiato, però c'è qualcuno che scrive ancora sui giornali, perché è pagato da questo potere, che dice: guardate che dovete fare così così, ma tutto va all'inverso, capito? Certamente. Cioè vi dicono: guarda che tutto va meglio, ma tutto va all'inverso. Esattamente, perché è quello che devono fare. Le crisi economiche non sono giustificate, perché l'Italia è un paese produttivo. Le crisi economiche sono create perché dobbiamo pagare gli interessi sul debito e sul deficit pubblico. Altra invenzione di un tale che si chiama John Maynard Keynes, il quale disse che scrisse un libro che si chiama La teoria generale del credito e del denaro, il quale disse: guardate che dovete fare investimenti sul deficit pubblico, più deficit pubblico c'è e più dovete indebitarvi, perché questo fa l'interesse delle banche internazionali. Le banche internazionali guadagnano sempre. Quando la gente capirà che questo deficit pubblico, che questa ulteriore emissione di moneta sul mercato non crea altro che inflazione, la quale poi giustifica un interesse basso su le emissioni di denaro che stanno in surplus, e poi sulla deflazione, cioè sulle emissioni di denaro che stanno in deficit, e quindi il denaro, essendo minore, costa di più, su questo spread le banche internazionali guadagnano i loro interessi, che fanno poi pagare allo Stato attraverso l'emissione di bonds negoziati sui mercati internazionali, che poi vengono ripetuti a chi? Ai cittadini, con le cosiddette crisi. Da dove vengono le crisi? Da questa manovra, l'avete capita? Bravo. Allora adesso io voglio concludere. Voglio concludere perché i nostri amici hanno apprezzato molto quello che noi abbiamo detto di recente citando Mazzini, e voglio concludere questa nostra chiacchierata. Mi prendi un momento per favore, cazzo, se no non posso leggere.
quindi vorrei finire questa chiacchierata con questo bellissimo articolo tratto da questo numero dell'Italia settimanale del 3 marzo 93, dove noi possiamo vedere anche uno Sgarbi, all'epoca era ancora un bell'uomo, qui ce l'abbiamo anche nudo, ecco qua. E dove, aspetta, dentro va bene? Sì, dove leggiamo alla fine di questa, di questa, di quest'articolo di Bruno Gatta, del professor Bruno Gatta. Mazzini era uscito dalla fortezza di Gaeta il 14 ottobre 1870, quindi l'avevano carcerato perché non rompesse le scatole durante la cosiddetta epopea della conquista di Roma, 1870, 20 settembre. Quindi i piemontesi sono entrati a Roma il 20 settembre, lui però è rimasto a Gaeta fino al 14 ottobre 1870, Gaeta al sud, che è sempre stato il carcere militare italiano, dopo che ovviamente Gaeta era stata conquistata durante l'epoca, diciamo così, della spedizione dei Mille. Si era fermato una sola notte inquieta a Roma e a quella città che era stata per lui la religione dell'anima, aveva rivolto uno sguardo e un sorriso. Sostò a Livorno dai Rosselli, fu a Genova a visitare nel Camposanto di Staglieno la tomba della madre. Nei Carrugi la gente si fermava, le donne uscivano dalle botteghe, una popolana si fece coraggio e gli chiese: «Signore, saprebbe spiegarmi cos'è la Repubblica?» Mazzini trasalì a quella domanda così semplice e così giusta. «La Repubblica», le disse, «è il governo nel quale il popolo sceglie i più capaci e più morali». E infatti lo abbiamo visto. «Per amministrare gli interessi di tutti, nel quale se quelli che furono scelti cambiano o traviano, il popolo che li ha scelti li manda a spasso, perché la Repubblica è il governo sotto il quale nessuno può rubare impunemente». Parole queste di Mazzini che tanti anni dopo tornano gravemente, terribilmente attuali. E con questo io vorrei concludere dicendo che Mazzini, che vedeva molto lontano, ma che ovviamente aveva una visione del popolo italiano estremamente ottimistica. Posso cliccare qui? Qui, clic.